Tutte le differenze di classifica svaniscono. Bologna per riscattare l'inaspettata sconfitta di Pavia e Parma per centrare il settimo successo consecutivo. Dal campo sportivo Bonarelli di Granarolo dell'Emilia, buonasera amici di Beppi TV, da Davide Gerosa e benvenuti al posticipo della 24esima giornata di Serie B femminile. Benvenuti a Bologna Women contro Parma Women. Dirige l'incontro il signor Maxim Frasniak della sezione di Gallarate. Gli assistenti sono Nicola Prestini della sezione di Como e Domenico D'Amato della sezione di Milano. C'è stato il minuto di silenzio per ricordare le vittime della strage della centrale di Suviana di qualche giorno fa. E squadre che sono disposte sul rettangolo verde di gioco, pronte a dare via questa 24esima giornata di campionato, l'ultima del turno. Poi, quando ne avremo modo, vi sapremo dire anche quali sono stati i risultati dagli altri campi, e sarà del Bologna il primo possesso di questa partita con Da Canal sul punto di battuta, lei a centrocampo con Farina e Barbaresi. Si attende l'ok del direttore di gara Frasniniak e poi commenteremo tutte le scelte di formazione da parte dei due tecnici, Bragantina da una parte, Colantuono dall'altra. E siamo in attesa del fischio del direttore di gara. Rotola il pallone sul campo sportivo Bonarelli, siamo dentro. Bologna-Parma, è cominciata la 24esima giornata di Serie B femminile col primo possesso del rosso-blu sulla sinistra, tocco impreciso di Raggi. Bologna che si schiera con il 4-3 con Lauria tra i pali, Ripamonti, Gradisek, Rossi, Raggi, è la linea 4 di difesa del Bologna. A centrocampo Da Canal, Barbaresi, Farina, davanti Kustrin, Colombo, Gelmetti. Kustrin che è rientrata dalla doppio impegno con la nazionale, qualificazione agli europei di Svizzera, lei convocata insieme a Gradisek. Entrambe hanno giocato da titolare tutte e due le partite che la Slovenia ha vinto, e Kustrin è andata anche in gol nella prima sfida contro la Moldavia, un bellissimo sigillo quello del 2-0 da fuori area che si può andare a vedere sulla pagina Instagram ufficiale della Slovenia, tiro da fuori che si è incastrato sotto l'incrocio dei pali. Intanto Gago per il primo squillo offensivo al primo minuto, debole però il suo tentativo di testa, Lauria non va neanche a raccogliere con le mani per mettere subito il pallone in gioco. Farina viene incontro al limite dell'area, poi ci sono spazi chiusi per girarsi e condurre il pallone, allora si riappoggia al suo portiere. Ancora Bologna che fatica a uscire dalla propria area di rigore per via della pressione del Parma. Gradisek, Da Canal, tocco buono per Ripamonti, non buono quello della numero 15, allora recupera il Parma. Peruzzo che rientra da titolare dopo l'infortunio, palla dentro a cercare l'attacco giallo-blu, recupera palla Peruzzo che prova a cercare il varco offensivo, palla allargata sulla sinistra, Nichele, buon corridoio in area per Peruzzo, cross dentro, c'è la palla che non riesce a essere colpita nel migliore dei modi da Di Stefano, che anche in caduta la numero 27 non è riuscita a trovare qui la via del gol, ma subito Parma molto molto aggressivo a cercare di limitare subito le trame dal basso del Bologna. Sono in debito della formazione del Parma che si schiera con il 4-3-1-2 con Cappelletti tra i pali, per il momento ancora inoperosa, sono passati solo 2 minuti e 20 secondi dall'avvio della partita. Linea 4 con da destra Rizza, Masu, Ambrosi, Peruzzo, centrocampo con Nichele in cabina di regia, di mediana ai suoi lati Bale e Benedetti, Ferin trequartista e Di Stefano e Gago davanti. Per l'attacco giallo-blu Gago che rientra dopo il turno di squalifica che non ha permesso alla numero 9 di lottare insieme alle sue compagne che hanno vinto l'ultimo turno di campionato 2-1 in casa contro l'Arezzo. Decisiva la rete di Vivian Bile, sua la rete su calcio di rigore al minuto 89. Qui fallo di Da Canal, arriva leggermente in ritardo il fischio del direttore di gara, ma comunque evidente qui il contrasto falloso, irregolare da parte di Nicole Da Canal ai danni di Cali Gago. 10 gol per Gago in campionato, più una rete segnata in Coppa Italia nel match proprio contro il Bologna. 4-2 vinta dalle gialloblu. Occhio qui all'azione del Parma con Di Stefano, cross sul secondo palo, prova a chiudere in qualche modo, ci riesce Raggi a sporcare la traiettoria di Ferin che però è brava a ritornare sul pallone, può andare all'uno contro uno
c'è spazio chiuso, arriva Di Stefano a dare una mano, a tenere vivo l'attacco del Parma, esce dalla rigore per mettere il cross dentro, respinto da Farina, ma è ancora Parma che insiste sulla corsia di destra, arriva a dare una mano alla manovra offensiva anche Rizza. Poi Nichele si avvicina anche Peruzzo sulla sinistra per dare un suggerimento, ma Nichele sceglie ancora il lato destro, poi Gagò viene incontro, tocco d'esterno sinistro, palla che si impenna, lotta aerea e alla fine Ripamonti ad allontanare solo leggermente, ma è ancora Parma che spinge, che insiste, chiaramente Parma che è chiamata a trovare un successo oggi perché davanti hanno vinto tutte Lazio, Ternana e Cesena. Occhio alla conclusione di Peruzzo che va a centrare Di Stefano, e allora prova a ripartire ora al Bologna con difficoltà, Kuchtrin trova una deviazione, palla ancora in avanti, Parma con la sponda di Benedetti, buona per Gagò che mette giù di testa, prova il cross dentro, la chiusura difensiva del Bologna, primo calcio d'angolo a partita in favore del Parma. Alla battuta si avvicina, ci va invece Bail e al suo fianco Nichele alla battuta dentro, interessante da Canale, allontana, prova a riproporre dentro il Parma e poi ci pensa Farina a sbrogliare la situazione, insegue Gelmetti uno contro uno con la difesa di Rizza che è perfetta, che poi va anche al lancio in profondità a cercare Ferin che sguscia via, ingresso in aria, Ferin, palla rimorchio per Di Stefano, arriva il vantaggio Parma dopo 5 minuti, la sblocca Di Stefano, è avanti il Parma nel derby, 1-0. È partito forte, è partito meglio il Parma. Bologna molto in difficoltà, sta faticando la formazione rossoblu a oltrepassare la propria metà campo e questa pressione offensiva viene subito premiata dopo 320 secondi con il gol numero 6 in campionato di Di Stefano, che quindi sblocca la partita e sblocca il derby. Su questa incursione di Ferin, bravissima nell'assist, bravissima ad andare via a Gradišek, e ora Bologna che prova la risposta col lancio lungo, mette giù Barbaresi in mezzo al campo, pallone impreciso raccolto da Bail, poi la scivolata corretta da parte di Farina che riconquista palla, viene toccata poi dura dalla numero 27, autrice del gol del vantaggio Parma, ovvero Gaia Di Stefano, e quindi punizione per il Bologna, della battuta se ne incarica Barbaresi, c'è cioè però da ribattere questo calcio di munizione con l'arbitro che fa risistemare il pallone sul punto corretto a Francesca Barbaresi, e allora può salire il Bologna con i propri centrali difesa, cercare di mettere questo pallone scomodo all'interno del rigore con la battuta di Barbaresi, e mette giù Gelmetti che poi prova ad arpionare il pallone, controllo atto poi la sfera da Cappelletti, c'era anche posizione di fuorigioco da parte di Raggi, e comunque a rendere tutto vano è arrivata la segnalazione di fuorigioco, il primo di questa partita, ma Cappelletti attenta a negare quello che sarebbe stata la prima occasione al Bologna di questa partita. Ancora Cappelletti all'interno della propria area di rigore, non c'è la pressione del Bologna, che quindi portiere numero uno del Parma può avere tutta la tranquillità e tutta la riflessione per andare poi al lancio lungo, la sponda di Di Stefano che prolunga per Gagò che prova in qualche modo a controllare, arriva la chiusura difensiva da parte di Colombo che si è sacrificata tanto in questa circostanza, poi prova ora ma il pallone rimesso dentro di testa alla fine favorisce il Bologna, sembrava un pallone scomodo messo a disposizione del Parma. Nessuna delle due squadre in questo momento riesce a prendere in comando il pallino del gioco. Pallone vagante, Gagò insegue e Lauria mette fine a tutto con l'uscita e la presa in area e fa ripartire subito sulla destra il Bologna con Ripamonti. Rossi porta palla centralmente la numero 29 ex Sassuolo. Scambio con Farina. Ancora Rossi da Canal sulla pressione di Benedetti. Elabora molto bene questo possesso, la numero 5 rossoblù, si va a vedere ora il Bologna, oltre la metà campo, col tocco in avanti, tentato da Barbaresi, impreciso perché c'è la chiusura di Peruzzo, riconquista il Bologna, lotta in scivolata Masu con un grande intervento difensivo
che permette il recupero al Parma. Ora con la gestione di Ninkele davanti alla propria area, non c'è varco giusto per andare in avanti per la chiusura di Colombo. Allora si ritorna dalle parti di Alessia Capelletti, l'anno scorso all'Empoli. Peruzzo in avanti, toccata duro da Dacanal, si gioca per il direttore di gara. Allora Benedetti, a campo davanti a sé, se lo prende, prova a inseguirla Barbaresi, lancio lungo a cercare Gago, buona chiusura aerea difensiva da parte di Grasicek. E se parlavamo prima di Grasicek e Kustrin, che sono tornate dalla nazionale, anche una giocatrice del Parma, ovvero Sofia Conguli, è stata impegnata con la Grecia per le qualificazioni all'Europeo che si giocherà in Svizzera. Ha giocato la prima partita titolare, poi sostituita al 40esimo e neanche indistinta nella seconda partita, e oggi non convocata. Era partita invece Conguli titolare nell'attacco del Parma e la sfida precedente contro l'Arezzo. E per lei sono 6 i gol in campionato, seconda miglior marcatrice al pari di Ambrosi dietro a Gago nella classifica interna delle marcatrici del Parma. Intanto il calcio di punizione ora che seguiremo per il Bologna dal limite dell'area, su un buono spunto da parte di Gelmetti è stata atterrata. E allora Dacanal che si incarica della battuta, lì vicino anche Barbaresi per un possibile gioca 2, poi Dacanal si allontana dopo un dialogo con proprio Barbaresi. Allora andrà la numero 7 alla battuta verso la porta di Capelletti, deve rientrare anche Di Stefano nella difesa del Parma perché c'è inferiorità numerica. Barbaresi teso, se nessun problema nella presa per Capelletti, tentativo debole che arriva a conclusione da parte di Barbaresi, che ha segnato solo un gol in questo campionato nella sfida di ritorno contro il San Marino, vinta dal Bologna 2-1, e ci ha riprovato qui su calcio di punizione Ambrosi. Lancio lungo a cercare Benedetti che controlla di petto, anche pressione alle sue spalle da parte di Ripamonti, e poi la gestione qua errata da parte del Parma. E allora Bologna che può crescere la propria posizione nel campo con la battuta adesso che verrà effettuata da rimessa laterale da parte di Chiara Ripamonti, il capitano del Bologna, passata all'Inter per lei, 6 anni tra settore giovanile, primavera e prima squadra. Ora Gago, spunto e accelerazione, poi atterrata da Ripamonti, che vediamo se sarà la prima ammonita di questa partita. Per il momento richiamo, e solo richiamo perché poi Chiara Ripamonti scappa via. Arriva solo un'occhiata dal direttore di gara come ad avvisarla. Si tratterà dell'ultima irregolarità da parte della numero 15 rossoblù, che qui ha fermato questa ripartenza di Kelly Gago. Peruzzo, c'è libertà per la numero 5, allora prende le vie centrali, prende anche coraggio, poi nel momento in cui accelera viene abbattuta da Canal in questa sfida tra numeri 5. Fallo per il Parma, è la punizione già effettuata su Di Stefano, che si è allargata qui sulla sinistra, non va ad affondare e torna dietro da Peruzzo. Ninkele si apre sulla destra, Rizza, però decide Ninkele di passare dietro da Ambrosi, che come detto è la seconda miglior marcatrice del Parma nonostante il ruolo di difensore centrale. Anche 2 rigori realizzati per lei nel corso di questo campionato, e in totale sono 6 le marcature per Caterina Ambrosi, ex cittadella, così come Peruzzo, così come Ninkele e così come Conguli, giocatrici che si è portato dietro Colantuono dopo l'esperienza l'anno scorso sulla panchina del Cittadella. E ora rimessa laterale in favore del Bologna con la battuta di Ripamonti. Dacanal si fa vedere, Ripamonti però decide di andare profonda da Colombo. Di gara Frasniniak, ma comunque si gioca. Allora il Parma che può riprendere il possesso, sembrava essere stata abbattuta in maniera irregolare qui Kustrin, che aveva preso il possesso dopo l'indecisione da parte di Masu, ma tutto buono secondo Frasniniak. E allora Capelletti può andare al rinvio sulla destra, qua il contrasto
Stavolta arriva il fischio ai danni di Farina sulla corsia mancina davanti agli occhi di Bragantini, che aveva anche allargato le braccia, come dire, anche questo sarebbe fallo. Alla fine poi è arrivato il fischio e stavolta c'è il calcio di punizione per il Bologna con Farina sul punto di battuta. Rimane dietro nei pressi della metà campo solo Alice Rossi e praticamente tutte le rosso-blu all'interno del rigore. Cappelletti la chiama, coi pugni smanaccia, poi prova il Bologna ancora a battere verso la porta, imprecisione da parte di Farina, che non è riuscita col mancino a calibrare al meglio per battere Cappelletti, che era fuori dalla propria porta dopo l'uscita e dopo aver respinto il traversone che giungeva dalla sua destra. Riparte il Parma con la costruzione del basso che coinvolge Ambrosi e ora Bail. Pallone che ha varcato la linea laterale, quindi sarà rimessa in favore del Bologna, che dopo aver subito il gol dello svantaggio realizzato al quinto minuto da Di Stefano sta prendendo coraggio, metri sul terreno di gioco. Mancano ancora le conclusioni verso la porta di Cappelletti, però sembra aver reagito la formazione di Simone Bragantini. Ora però da seguire il Parma con Nichele che va in avanti, la sponda da parte di Ferin, lotta con Benedetti, però c'è il rimpallo vinto da Kustrin che favorisce Gelmetti. Ancora Kustrin non riesce a trovare la sfera, la numero 18 rosso-blu, e quindi possesso Parma, vanificato tutto col passaggio errato da parte di Nichele. Fallo ai danni di Kustrin, non visto dal direttore di gara, che lascia anche giocare questo possesso del Bologna con Barbaresi. Colombo, le finte, va sul mancino a puntare Di Stefano, che è rientrata in fase difensiva per dare una mano al Parma in questa situazione, e poi proprio Di Stefano va a recuperare il pallone. Buoni primi 15 minuti da parte di Gaia Di Stefano, non solo il gol, anche questo ripiegamento difensivo importante in una fase in cui il Parma sta subendo la pressione offensiva del Bologna. Altro errore in fase di costruzione del Parma con Peruzzo, che non riesce a impattare al meglio di Mancino, regala la rimessa laterale a Ripamonti che gestisce, Gago va a disturbarla, la palla dentro a cercare Gelmetti, allontana la difesa del Parma, Bail poi cade e allora ne può approfittare Farina, che ha libertà ora senza marcatura avversaria. Arriva la sovrapposizione da parte di Raggi, cross dentro, Gelmetti prova in qualche modo, palla sul mancino di Dacanal che impatta ma va sul petto di Masu, e Bologna che comunque sta crescendo e Parma che appare in difficoltà. Ora però prova a uscire dalla propria metà campo, no, perché Gradisiek non ci sta e va in avanti dalla connazionale Zala Kustrin. Ci sono solo maglie crociate, se ne va via in qualche modo Kustrin, che prova ancora con le finte e poi allarga molto bene dall'altra parte per l'inserimento di Raggi, che va all'interno del rigore, prova ancora a cercare il varco giusto, cerca il cross, deviazione forse con un braccio, poi Gelmetti atterrata, calcio di rigore, atterrata Gelmetti all'interno dell'area alle sue spalle. E calcio di rigore per il Bologna al minuto 17 per trovare di nuovo la parità. E sul dischetto, come all'andata, si ripresenta Kustrin. E ne approfittano intanto le altre calciatrici rosso-blu per dissetarsi, visto il caldo di questa giornata di metà aprile. Kustrin all'andata realizzò il gol che poi non bastò al Bologna per trovare punti, perché il Parma vinse 3-1 grazie alla doppietta di Di Stefano, che quando vede Bologna segna, perché due gol in campionato, uno in Coppa Italia e uno oggi. Hanno 4 gol in 3 partite contro il Bologna per Gaia Di Stefano, e poi l'altra rete in campionato l'aveva segnata Ferin. Mentre per quanto riguarda la Coppa Italia, il 4-2 con la doppietta di Spiridonidou, Gago e Di Stefano appunto. E ora Kustrin contro Cappelletti, mentre Di Stefano zoppicante abbandona il terreno di gioco per un colpo subito poco prima del fallo da rigore ai danni di Gelmetti. Attimi di attesa ancora per la battuta di Kustrin. Arriva il fischio del direttore di gara, la rincorsa di Kustrin che va col destro, la toccata Cappelletti ma non basta, ha pareggiato il Bologna 1-1 al 19, ha pareggiato Zala Kustrin.
E subito quindi derby che regala emozioni. Arriva al pari rossoblu. Aveva intuito Alessia Capelletti, aveva toccato, ma il polso non era abbastanza rigido per impedire al pallone di oltrepassare la linea, che poi è andata a toccare la rete e ha permesso al Bologna di impattare e trovare il gol dell'1-1. Il numero 10 in campionato per Zala Kuštrin, che quindi raggiunge Gelmetti come miglior marcatrice rossoblu e raggiunge la doppia cifra, 10 gol in campionato per Kuštrin. Ambrosi apre sulla destra per Rizza, che avanza. Bail riceve e continua a prolungare in avanti su Ferin. Di Stefano, che si è ristabilita dopo il colpo subito in precedenza, prova ad andare al cross per Gago. Interessante, ottima chiusura di Gradišek, che ha davvero salvato un gol, perché Gago all'interno del rigore lì doveva solo appoggiare in porta. Riparte il Bologna con la corsa di Gelmetti, che prova l'esterno in profondità su Kuštrin. Attenta in uscita Capelletti a negare questo tocco in profondità di Gelmetti per Kuštrin. Rizza dà un'occhiata in avanti, c'è Di Stefano che spalle la porta, quindi si rappoggia la sua numero 16. Gago d'esterno va a cercare Di Stefano, c'è stata una deviazione che farà ripartire il Parma dalla rimessa laterale. 21 sul cronometro, 1-1 al Bonarelli. Aveva aperto le marcature Di Stefano al quinto minuto, la ripresa poco fa al Bologna su calcio di rigore con Kuštrin. E ora Rizza con le mani, movimento di Gago, profondità a cercare Di Stefano, lotta con Rossi, palla che va su tutta la linea di fondo, poi alla fine ci pensa Rossi a mettere il pallone in angolo. Il secondo della partita sempre in favore del Parma. Con la battuta che sarà di Vivian Bail. Benedetti, Gago, Ambrosi, Di Stefano e Ferin all'interno dell'area di rigore per il Parma. Masu è rimasta dietro. Baila la battuta, interessante, a cercare la deviazione. Ambrosi riporta avanti il Parma e fa 7 in campionato, 2-1. Pericolosissimo il Parma sulle palle inattive e ancora una volta Ambrosi, difensore bomber. 7 gol in campionato, incredibile, trova il tempo giusto, ma da sottolineare il gran assist fornitole da Bail, che ha messo davvero un precisissimo e calibrato calcio d'angolo, e la testa di Ambrosi per il nuovo vantaggio Parma. E quindi 2-1 al 22 per le gialloblu. Barbaresi da Canal prova subito ad andare in avanti il Bologna, ma Barbaresi non riesce a ricevere bene, quindi Bail profondità a cercare Gago, posizione regolare della numero 9, bandierina cresta giù, le finte di Gago che va sul destro, poi prova a cercare dentro Di Stefano, chiusura del Bologna e terzo calcio d'angolo per il Parma, che può essere un fattore. Va a recuperare il pallone Bail prima di disporlo nella zona del calcio d'angolo. Stavolta c'è Masu e non Ambrosi all'interno dell'area di rigore. Per il resto le saltatrici sono le stesse di prima. Il tocco è corto, Nichele torna dietro, Rizza, Valea la battuta. Interessante la testa di Rossi, palla che rimane lì, Colombo atterrata e fallo, che arriva su Valentina Colombo, che è stata atterrata proprio ai confini dell'area di rigore, e Lauria si appresta ad andare al calcio di punizione, ma al rinvio c'era anche Barbaresi che si era abbassata per il tocco corto alla fine di Mancino. Lauria va a cercare Ripamonti, la palla interessante, la schiena di Peruzzo permette il recupero al Parma con Masu che gestisce all'indietro su Capelletti. Si va a vedere Nichele, scelta Bail. Ambrosi
Ora il Bologna che si alza in pressione. Kuštrin va ad andare fastidio a Cappelletti che deve andare al rinvio. Alla fine Farina difende il pallone, guadagna la rimessa laterale di Bologna che prova a tornare nei metri offensivi per rendersi ancora una volta pericolosa dopo aver subito secondo svantaggio la partita. Praticamente tre minuti dopo aver realizzato il gol del pari con Kuštrin su calcio di rigore. Rizza pronta con le mani a mettere il pallone in gioco su questa rimessa laterale. Viene incontro Gago. Vediamo la scelta di Rizza su chi ricadrà proprio sulla numero 9 che prova a spizzare di testa. Alla fine il controllo di Nichele che si appoggia all'indietro su Ambrosi. Rizza. Si va a vedere Nichele in mezzo al campo, lancio lungo, Gago, buona sponda a cercare Di Stefano, poi c'è Gradišek in controllo assoluto al centro del campo, fa solo il pallone, si appoggia a Ripamonti, che a sua volta torna all'indietro su Lauria che non ha pressione, quindi può andare al lancio lungo, sulla sinistra mette giù bene Raggi, profondità, a cercare Gelmetti che vince il duello, poi prova a sfondare, atterrata. È sempre un pericolo quando ha palla Martina Gelmetti. Subito la voglia di provare a puntare, di creare pericolosità, è proprio il fallo ai suoi danni che ha portato il calcio di rigore al Bologna. E ora punizione in favore delle rosso-blu con Barbaresi sul punto di battuta e Bologna che porta tante saltatrici all'interno del rigore. Barbaresi alla battuta sul secondo palo a cercare Kuštrin, allontana la difesa del Parma, raccoglie Barbaresi che prova col mancino. Debole centrale para Cappelletti. Rinvio di Cappelletti sulla sinistra, Peruzzo, arriva la pressione di Dacanal, Peruzzo addosso a Dacanal, chiude l'1-2 con l'avversaria e poi profondità, Benedetti forse ha avuto la peggio nel contrasto con Ripamonti. Il Bologna stava continuando a giocare, poi il pallone oltrepassato la linea laterale e ora ci sarà possibilità per il direttore di gara di andare ad assincerarsi alle condizioni di Benedetti che poi si rialza e adesso prova a testare il ginocchio sinistro, sembra però in grado di continuare la sua partita anche per non lasciare le sue compagne in inferiorità numerica anche per qualche istante. Sbaglia qui il Bologna, la sponda di Gago, profondità a cercare la corsa di Stefano che si è concentrata solo sulla corsa e non sul pallone che stava giungendo alle sue spalle. Allora ha avuto vita facile Rossi con la chiusura difensiva e l'appoggio su Lauria. Gelmetti, difesa del pallone, si gira, prova il lancio lungo a cercare l'inserimento di Dacanal, troppo profondo la palla di Martina Gelmetti e raccoglie facilmente all'interno della sua area di rigore Cappelletti che poi elabora questo possesso e questa costruzione dal basso con Ambrosi prima e Nichele poi. Avanza la centrocampista gialloblu Peruzzo che come detto è rientrata dopo l'infortunio da primo minuto con l'Arezzo, non era stata convocata, aveva effettuato un allenamento la mattina prima della partita. E poi queste due settimane con la sosta della nazionale hanno permesso di recuperare la condizione e oggi scelta dal primo minuto. Avanza il Parma con Benedetti, ingresso in area, Benedetti va a chiudere, gradisce che ha le sue spalle, poi Lauria non si fida di prendere il pallone con le mani per il tocco che le era stato giunto dalla sua compagna e quindi va a concedere a Lauria la rimessa laterale al Parma che alza la pressione con la battuta che sarà di Peruzzo. Benedetti, pressione alle sue spalle di Gradišek, si torna da Peruzzo, poi Ferin, Nichele, apre il gioco, Bail, accompagna sulla destra Rizza, attacca pieno organico, ora il Parma, Bail, va a prenderla Barbaresi, quindi Bail deve appoggiarsi su Rizza, pressione il Bologna che strappa con Farina che poi con il pallone vagante non riesce ad arrivare prima di Ambrosi che poi sbaglia il tocco a cercare l'attacco gialloblu, chiede scusa alle compagne e Bologna che ripartirà dalla rimessa laterale. Raggi con le mani, aspetta il movimento delle compagne per andare al servizio, poi palla per Colombo che non riesce a controllare bene e deve concedere la rimessa laterale al Parma.
minuto 29 in corso, 2-1 il parziale al Bonarelli in favore del Parma. Le reti di Stefano e Ambrosi per le gialloblu. Per il Bologna aveva segnato il gol del momentaneo 1-1 Kustrin su calcio di rigore, il gol numero 10 del suo campionato. Ora attacca il Parma ancora sulla destra, a disposizione questa rimessa con Rizza. Che va la battuta con le mani, la difesa di Gago, arriva a scipparle il pallone Farina, che però gestisce un pallone scomodo in zona centrale con Nichele che riconquista. Gago ricomincia dietro da Bail. Ancora in quella zona prova a insistere il Parma, chiude tutto Farina che poi prova il duello con Bail, non si fa superare la numero 23 gialloblu, poi il tocco in profondità, chiude Barbaresi, raccoglie però il Parma, nessuna delle due squadre riesce a mantenere il possesso, ci prova ora il Parma con la gestione di Nichele, si apre sulla sinistra Peruzzo, il tocco è più centrale su Farina che prova a prolungare in avanti, atterrata poi la numero 31, non c'è fallo e allora si gioca, poi viene abbattuta anche Farina, non c'è neanche in questa circostanza fallo, poi tentativo debole con Lauria che va addirittura a controllare con il piede destro e poi con il secondo tocco va a servire Ripamonti che dà un'occhiata a Farina che si stava rialzando, un po' indecisa se mettere fuori il pallone o giocare, decide di giocare ma il tocco è sbagliato, recupera il Parma, Bail, Rizza, ancora su Bail che ora si è invertita con Nichele per questa azione e quindi Gago riceve da Peruzzo che la richiama all'interno del rigore, buona chiusura di Gradice che poi fa sbattere il pallone sul mancino di Gago e va a guadagnare rimessa dal fondo per il Bologna quando siamo arrivati al minuto 31 di questo primo tempo. Ora con Gradice va lei al tocco per Lauria, prova a costruire dal basso il Bologna. Gradicek prova a eludere la pressione di Gago, porta palla ed esce dalla rigore, poi la gestione è su Benedetti, arriva il fischio a supporto delle rossoblù col fallo di Gago e danni di Gradicek. Kustrin, sponda sbagliata e rimessa laterale per il Parma. Rimessa per Peruzzo che come detto arriva dal Cittadella, per lei esperienza in passato anche al Padova, queste sono le due squadre di Laura Peruzzo oltre al Parma. Gago si impegna, riesce a tenere il pallone in gioco ma non è precisa per trovare Di Stefano, allora il Bologna che può ripartire con questo possesso. Lauria all'interno della sua area di rigore, ora si è momentaneamente invertita la difesa rossoblu con Ripamonti in versione centrale di Stefano, col tocca a cercare Bail, proprio Ripamonti va a chiudere, poi blocca la possibile corsa di Bail e permette il recupero al Bologna con la gestione di Rossi. Farina in avanti, la testa di Rizza, ancora Rizza di testa per prolungare in avanti di Stefano, atterrata, non c'è fallo per il direttore di gara, allora può giocare il Bologna con la sponda di Barbaresi su Raggi. Lauria, Ripamonti riprende la sua corsia di destra, si apre ma Lauria tiene il pallone tra i piedi e allora attende il movimento di Farina per servire la sua numero 21, lancio in profondità con però Kustrin che stava venendo incontro, non si intendono qua le giocatrici del Bologna, in precisione poi Gelmetti prova il tocco sotto, troppo debole su un'indecisione ed errore del Parma con Peruzzo che ha toccato all'indietro su Ambrosi che ha bucato l'intervento, ha favorito Gelmetti e poi troppo debole il tentativo di lob, ora altro errore in fase di costruzione del Parma che sta rischiando tantissimo nei primi metri di campo, Bologna che però non riesce ad approfittarne. Peruzzo in avanti, Gago prova comunque con generosità ad inseguire il pallone che poi viene fatto suo da Lauria. Sbaglia il tocco Farina di prima intenzione ad aprire il gioco su Raggi. Rossi con l'intervento falloso ai danni di Di Stefano. Non c'è neanche questa circostanza, la sanzione e il cartellino giallo.
ma ci sarà punizione per il Parma con Di Stefano che ora si rialza, mentre sul pallone si è avvicinata Vivian Bail, probabilmente andrà lei alla battuta. Lo studio delle giocatrici del Parma su questo calcio di punizione, mentre sistema sulla zolla giusta Vivian Bail il pallone sul terreno di gioco. Vivian Bail che nel corso della stagione 2021-2022 ha centrato la promozione in Serie A con il Como, vediamo se ci riuscirà anche quest'anno con il Parma. Parma che è ancora lì in lotta per i vertici della classifica. Bail direttamente verso la porta, di poco alta sopra la traversa, ma comunque tentativo sul fondo. E Lauria che si appresta al rinvio, stavolta sarà di Rossi il tocco per Lauria. Si avvicinano da Canal e Barbaresi, scelta Ripamonti sulla destra che prova a prolungare, c'è Colombo che ha spazio per girarsi e imbucare per Gelmetti, uno contro uno con Ambrosi che è bravissima in fase difensiva a toccare il pallone, a non farsi illudere dalle finte di Gelmetti e a cercare di far ripartire il Parma. Tutto poi vanificato nella metà campo offensiva delle gialloblu dall'intervento di Rossi che spedisce in rimessa laterale il Parma. 36 sul cronometro, rizza con le mani, movimento di Bail, alla fine scelta Nichele che torna da Rizza, pressione di Farina, Rizza coinvolge Ferin, profondità a cercare Gago che non riesce a trovare la precisione anche per via del tocco alle sue spalle di Raggi e quindi guadagna metri sulla linea laterale il Parma. Avrà a disposizione un'altra rimessa laterale sempre con Rizza. Rizza che ha fatto il suo esordio in Serie A a 16 anni con la maglia dell'Inter, non è la sola ad aver esordito a 16 anni in Serie A, anche Nichele e Ambrosi a quell'età hanno esordito vestendo però la maglia dell'Hellas Verona. Gelmetti difende palla, prova a sgusciare via Ambrosi in qualche modo, forse anche commettendo fallo, lascia molto giocare il direttore di gara Frasiniak. E quindi possesso Parma, Peruzzo, Masu e ora Ambrosi. Una giocatrice più arretrata, a libertà ora. E allora va a scegliere con calma la giocata giusta. Cerca il lancio lungo, Gago sponda, Barbaresi buca, alle sue spalle Ferin per mantenere vivo il possesso del Parma. Bail, profondità su Di Stefano che prova a prolungare. Alla fine la deviazione favorisce Rizza. Bail, Rizza, Farina su di lei. Bail, verticale, prova il Bologna a riconquistare palla, ancora il duello, alla fine atterrata Benedetti e calcio di punizione per il Parma. Bail sul punto di battuta, poi lascia lì per Ambrosi e anche Colombo deve indietreggiare la sua posizione perché il Parma ha portato in avanti quattro saltatrici. Vediamo se andrà al lancio lungo Ambrosi. Palla profonda, cercare Gago, allontana per un attimo il Bologna, raccoglie Benedetti, apre su Peruzzo che dà un'occhiata alla rigore, profondità verticale su Gago, uno contro uno con Gradisce, le finte di Gago che torna dietro da Peruzzo, palla dentro, interessante, prova a tenere vivo l'attacco, qui Nichele mette giù, si gira d'esterno dentro Gradisce che in qualche modo alla fine il tentativo favorisce la presa di Lauria con Di Stefano che era in agguato, pronta a sfruttare questa indecisione che però è andata più in zona Lauria e non a favore della 27 gialloblu. Lauria al rinvio, profondità a cercare Colombo, bucano sia lei che Nichele l'intervento aereo, poi da Canal, Bail è rimasta a terra Colombo che ha avuto la peggio nel scontro aereo e quindi mentre entrano i massaggiatori quasi tutte le calcisatrici ne approfittano per questa sorta di cooling break improvvisato per dissetarsi visto il grande caldo
che sta aleggiando sul centro sportivo Bonarelli di Granarolo dell'Emilia. Allora, risultati sugli altri campi di questa 24esima giornata di campionato. Si sono tutti finali chiaramente, perché le partite si sono disputate alle ore 15. L'Arezzo ha battuto in casa 1-0 la Freedom, risultati importanti in ottica salvezza per le Amaranto. Poi il Brescia non è riuscita nell'impresa di fermare la Ternana, sconfitta 2-3 in casa il Brescia. Il pari tra Genoa e Pavia, la Lazio che continua a vincere e lo fa anche sul campo del Chievo per 0-3. Poi la vittoria ternistica del Cesena 6-0 sul campo del Ravenna, che con questa sconfitta ha visto la matematica retrocessione in Serie C. Poi la vittoria 3-2 del Res Roma contro San Marino, e per chiudere la vittoria esterna per 3-1 dell'Hellas sul campo del Tavagnacco. 40esimo in corso, intanto qui parziale di 2-1 in favore del Parma, reti di Stefano al quinto minuto, Kustrin al 19esimo e Ambrosi al 22esimo, che ha riportato in avanti il Parma dopo il gol del pari realizzato da Kustrin. Chissà che questa interruzione avvenuta poco fa per sincerarsi delle condizioni di Colombo non faccia aggiungere qualche minuto di recupero a questo primo tempo. Prova il cross totalmente impreciso, chiede scusa Di Stefano per non aver impattato al meglio con il destro e aver calibrato al meglio questo cross che poteva essere pericoloso. Allora Bologna che riparte dalla rimessa al fondo con Gradišek che tocca per Lauria. Rossi, si abbassa Farina, si torna però da Lauria, chiama palla Ripamonti e anche Barbaresi indica quella via. Scelta alla fine Gradišek che controlla così così la pressione di Agò, palla all'indietro per Lauria, Bologna col pallone che scotta all'interno del rigore, Gagò alla fine in qualche modo la sporca, ma Gradišek riesce a mantenere il possesso. Ha rischiato tantissimo qui il Bologna, alla fine è riuscita in qualche modo a portare a casa al massimo con la rimessa laterale che andrà a battere Ripamonti. Colombo in qualche modo mette giù, alla fine possesso per Benedetti, tocca all'indietro, toccata dura, fischia il direttore di gara che stava aspettando di capire dove sarebbe giunto il pallone, se c'era la possibilità di applicare la regola del vantaggio. Alla fine fallo e battuta per Masu. Ambrosi, Cappelletti, Bologna che ora prova a alzare la pressione con Kustrin. Ambrosi, lancio lungo, Ripamonti chiude, da Canal raccoglie alle sue spalle, energica Peruzzo a strappare via il pallone, atterrata Benedetti, non c'è fallo, gioca il Bologna. Kustrin, le finte, prova ad andare via Masu, poi arriva alle sue spalle l'intervento falloso da parte di Nichele e calcio di punizione per il Bologna che può far alzare le sue saltatrici e riempire l'area di rigore quando siamo al 42esimo minuto di questo primo tempo. Gioca corto il Bologna con Barbaresi per Da Canal, Barbaresi va a occupare la fascia di destra, da Ripamonti va al cross, allontana il Parma, Di Stefano non legge bene il rimbalzo, Da Canal sì, porta via palla al numero 27, Raggi, occhiata all'interno del rigore, cross raso terra per cercare Colombo che si gira, calcio a palo e poi Celmetti sulla ribattuta, ostacolata anche alle sue spalle da Farina, c'è deviazione, calcio d'angolo per il Bologna, il primo di questo primo tempo, ma che occasione sul mancino di Colombo che aveva fatto tutto bene, solo il palo a negarle la gioia del gol e che sarebbe stato il quarto in questo campionato. L'aveva impattata benissimo dopo essersi girata molto bene, da Canal corta, da Raggi che ha difficoltà nel controllo, Di Stefano le porta via palla, Nichele si appoggia, prova a ripartire il Parma, Bologna che però ha preso coraggio e attacca ancora con Da Canal che apre sulla destra, Raggi arriva sul fondo, torna dietro da Da Canal che deve liberarsi della marcatura alle sue spalle, prova a cercare dentro l'inserimento di Farina che buca l'intervento, prova a ripartire il Parma con Ferin, lancio troppo lungo per la corsa di Gagò. E allora Lauria per continuare questo forcing finale di primo tempo al Bologna. Barbaresi si appoggia perché non c'è spazio di sfondare e quindi Gradišek. Raggi, posizione
anomala per lei, quasi da trequartista, a gestire ancora una volta il possesso. Occhiata in avanti, lancio per Colombo, mette giù bene col destro, poi prova di mancino ambiziosa qui Valentina Colombo, murata dalla difesa gialloblu che raccoglie e ora il possesso da parte di Bail. Gago può girarsi, lo fa, la numero 9, toccando anche per Bail che lotta da terra e riesce in scivolata a strappare via il pallone, poi lancio per Gago, aggancio splendido della numero 9 che se la porta sul mancino, piazza palo! Dopo quello di Colombo, anche quello di Gago, sarebbero state due reti meravigliose, ma il palo a rovinare festa prima di Colombo e poi di Gago, a nominarci quelli che sarebbero stati due gol bellissimi. Si rimane quindi sul 2-1, un palo per parte e ora rimessa laterale per il Bologna con Ripamonti. Tra poco l'esibizione del recupero che sarà di 2 minuti da Canal. Ripamonti in avanti a cercare Gelmetti, esce Cappelletti, prima di tutte va a prendere il pallone Barbaresi a tenere viva il possesso Bologna. Raggi si mette alle spalle Gago che poi non molla, è brava a tornare davanti a riconquistare il possesso appoggiandosi poi su Nichele, profondità e libera Ferin e può attaccare per vie centrali, scelta poi di Stefano. A supporto c'è anche Bail, Di Stefano va da solo, ingresso in area, Di Stefano sul fondo. Ha calciato forte ma non ha trovato la precisione per battere Lauria. E nel finale di primo tempo il Parma ha avuto l'occasione per allungare prima il palo di Gago e poi questa conclusione di Di Stefano. E prima ancora, per la verità, anche il Bologna aveva avuto la possibilità di pareggiare con Valentina Colombo. Ora il Parma con il possesso da parte di Ferin che si deve appoggiare su Masu, non ci sono varchi perché il Bologna sta coprendo bene il campo e quindi Parma costretto a ritornare da Cappelletti. Lancio lungo, Ferin non riesce a toccare, la mette giù benissimo Ripamonti che poi scambia con Daganal, profondità, Gelmetti, il tocco di prima, Colombo calcia subito, troppa fretta forse qui, ma visto il pallone buono sul mancino con i giri giusti. E secondo tentativo dalla distanza dopo il palo, vuole trovare la via del gol Valentina Colombo, ma qui forse poteva avere più lucidità per avanzare, guadagnare metri e provare anche l'ingresso in area per essere più pericolosa contro Cappelletti che ora qui va al rinvio. Ultimi 20 secondi di questo recupero col Parma che gestisce, con Bail che tocca in una zona dove non ci sono maglie bianche e quindi lancio lungo per cercare l'ultimo assalto di questo primo tempo. Bail da Gago alle sue spalle Rossi, prova a ostacolarla, atterrata, non c'è il fallo perché c'è il duplice fischio del direttore di gara che manda le squadre negli spogliatoi sul risultato di 2-1 in favore del Parma. Reti delle gialloblu di Stefano e Ambrosi per il Bologna, aveva segnato Kustrin il momentaneo gol dell'1-1 su calcio di rigore. Noi ci risentiamo tra poco per i secondi 45 minuti del derby di Bologna-Parma, a tra poco. Va bene come il microfono, che di solito il bagno è qua dietro. Devi girare la tribuna, la costeggi e... Sì, sì, sono qua io.
Quando vuoi. Rieccoci in diretta dal campo sportivo Bonarelli per seguire insieme i secondi 45 minuti di Bologna-Parma, derby di questa 24esima giornata di campionato. Primo tempo che si è chiuso sul punteggio di 2-1 in favore del Parma. Parma che darà il via a questa ripresa. Reti del primo tempo per il Parma di Stefano e Ambrosi e Kustrin per il Bologna. Pronta Ferin a toccare l'indietro, è cominciata la ripresa di Bologna-Parma. Michele Masu, deviazione che smorza la traiettoria, Peruzzo non riesce ad arrivare sul pallone che poi oltrepassa la linea laterale. Ripartirà la numero 5 dalla rimessa con le mani davanti agli occhi del suo allenatore Salvatore Colantuono. Prima però da Canal aveva perso un parastinco e quindi prima della rimessa in gioco che viene effettuata ora da Peruzzo c'era stata questa breve interruzione. Tocco di testa di Ripamonti e guadagna metri sulla linea laterale il Parma, ancora con le mani andrà Peruzzo. Sempre a cercare il lungo linea, gradisce con la testa, permette il lancio lungo di Rossi, rigetta in quella zona Ambrosi e ancora a zona centrocampo ci pensa Raggi. Poi le proteste del Bonarelli per la trattenuta ai danni di Gelmetti, non sanzionata dal direttore di gara. Rizza, uno contro uno con Gelmetti, c'è spazio chiuso per Rizza che poi prova a costruirselo, Gelmetti gliela sporca, poi Colombo per le vie centrali a cercare l'inserimento da Canal, c'è Masu che chiude tutto, Ripamonti con un disimpegno così così di Stefano, lancio lungo per Gagò, uno contro uno e mette giù palla Gagò, va a puntare Ripamonti, se la porta sul destro, poi sul mancino, abbattuta Gagò, non c'è nulla per il direttore di gara, forse ci ha messo un po' troppo qui Gagò, ma ancora Parma con il tentativo di Benedetti, mentre Gagò si rialza. Lauria all'interno della sua area di rigore fa suo il pallone. Qui Gagò ha riflettuto tanto su quale potesse essere la giocata migliore da fare nel uno contro uno con Ripamonti. Poi la puntata, la ripuntata, aveva anche lo spazio per calciare col piede debole, il destro. Alla fine si è scontrata. Senza però che ci fossero gli estremi per assegnare il secondo calcio di rigore di giornata. Stavolta per il Parma. E Bologna ora che costruisce con Ripamonti da Canal, prova di prima intenzione, chiusura da parte del Parma e rimessa laterale Bologna. Ripamonti con le mani, profondità, Kustrin forse toccata, ma comunque possesso che prosegue, lancio lungo a cercare Gagò, duello aereo con Gradišek, alla fine c'è posizione di fuorigioco da parte di Gagò, si alza la banderina dell'assistente D'Amato e quindi Bologna che ripartirà dalla punizione, chiama palla Lauria, è accontentata da Gradišek che andava al tocco all'indietro per il portiere in maglia numero 1, rinvio sulla destra a cercare Ripamonti che si fa ostacolare di testa e poi qui a terra Ferin, non c'è fallo secondo il direttore di gara nonostante le proteste del giallo-blu, rinvio di Lauria che va a cercare da Canal, poi le indica guarda volevo mettere il pallone fuori perché appunto c'è Ferin ancora giù per terra e per permettere le cure alla numero 31 giallo-blu arriva l'arbitro e vediamo se ci sarà modo, ecco sì che entrano i massaggiatori in campo per assistere Caterina Ferin che è arrivata quest'estate al Parma, per lei l'anno scorso esperienza al Cittadella, prima ancora ha vestito le maglie di Tavagnacco, Pordenone e Rivolto da dove era partita la sua carriera calcistica, per lei da questa stagione appunto al Parma. E l'anno scorso con Colantuono, una delle tante che l'anno scorso vestiva la maglia del Cittadella e che l'allenatore
classe 1977 si è voluto portare dietro in questa esperienza a Parma. Rossi scambia con Gradišek. Gradišek va un po' nel traffico, poi prima che possa intervenire Gagò si riappoggia su Rossi. Lauria. Gradišek, Bologna che è in difficoltà, forse qui non riesce a trovare le vie per costruire, allora ecco il lancio lungo per Gradišek con Colombo che viene incontro, poi col secondo tocco non riesce a indirizzare verso Ripamonti che si era sganciata in attacco e rimessa laterale per il Parma. Atterrata qui, non c'è fallo neanche in questa circostanza, sta facendo giocare tanto il direttore di gara Frasinac. Palla dentro Di Stefano in aria, doppietta di Gaia Di Stefano, 3-1 Parma, doppio vantaggio delle gialloblu ancora una volta con Gaia Di Stefano. E quindi ancora Di Stefano che trova il quinto gol in tre partite contro il Bologna e doppietta come nella gara d'andata. Il Bologna che stava in difficoltà in questi primi minuti di secondo tempo. Un po' come era capitato nel corso della prima frazione col Parma che era partito molto forte e aveva trovato poi dopo 5 minuti il gol del vantaggio con Di Stefano, ed è partita forte anche nella ripresa e ha trovato il gol ora del doppio vantaggio sempre con Di Stefano che quindi trova la doppietta e il gol numero 7 del suo campionato, quindi raggiunge Ambrosi nella classifica interna. Anche Ambrosi è andata a segno in questo pomeriggio. Cercare ora Gagò, rizza con le mani la testa di Rossi, Farina che si appoggia, gradisce che allontana sui piedi però di Bail che prova a cambiare passo, c'è Gagò a suo supporto, Nichele, Benedetti tocca male in profondità e deve concedere rimessa laterale al Bologna. Raggi con le mani, Colombo con la difesa del pallone e poi Farina all'indietro per il rinvio lungo da parte di Raggi a cercare l'attacco. Colombo mette giù, è rimasta però a terra Benedetti, fanno segno a Colombo di mettere fuori il pallone per permettere le cure qui a Benedetti. Che ha subito lo scontro anche nel primo tempo, aveva ricevuto una botta al ginocchio, poi fa segno qui al direttore di gara dove è stata colpita sul fianco destro. All'arbitro fa segno di non aver visto o comunque reputato falloso l'intervento ai suoi danni. Bologna che ora prova a ripartire dal basso col possesso di Lauria sulla sinistra. Rossi la sponda all'indietro, palla un po' al veleno per Lauria che si deve impegnare sotto la pressione di Ferin. E ora rimessa laterale Parma con Rizza. Movimento in avanti di Di Stefano e anche Gagò. Va a cercare Rizza Di Stefano che controlla poi nel duello con Barbaresi. Il pallone schizza su Bail che tiene vivo il possesso Parma. Scambia con Gagò, sterzata su Colombo per aprire il gioco più centrale su Nichele. Ora Masu, occhiata in avanti. Profondità per Peruzzo, alle sue spalle c'è Da Canal. Peruzzo prova col tocco a liberarsi da Canal che deve commettere fallo per fermare Laura Peruzzo.
questa sfida che si rinnova tra numeri 5. E ora interessante calcio di punizione per il Parma, che ha già fatto male su palla inattiva nel corso del primo tempo col gol del parziale 2-1 realizzato da Ambrosi. E proprio Ambrosi ora va a raggiungere le compagne in area di rigore, ovvero Gagò, Masu, Benedetti, Di Stefano e Ferin. Palla giocata corta, prova Nicheli in qualche modo a mettere dentro, allontana il Bologna, raccoglie il Parma, sbagliato il tocco, Gelmetti, incontenibile, però poi accerchiata, prova comunque a mantenere il possesso Gelmetti, arriva sul supporto Raggi sulla sinistra, servita la numero 26, che poi prova a dare un'occhiata se c'è possibilità di scaricare questo pallone, cross dentro, smorza la traiettoria del pallone Rizza, poi Gagò si impegna per tenere in gioco il pallone, ci riesce ma il possesso è del Bologna, che ora gestisce con Rossi, che deve liberarsi il pallone sotto la pressione di Gagò. Lauria molto fuori dalla sua porta, scambia con Gradišek che si libera di Di Stefano, chiama palla Barbaresi, pallone profondo più ambizioso per Raggi, che non abbozza neanche il tentativo di andare su questo pallone vagante. Di Stefano per la ripartenza Parma, sterzata su Barbaresi, atterrata dalla numero 7, fallo, ma neanche in questa circostanza arriva il cartellino giallo per il direttore di gara, che ancora non ha estratto cartellini nel corso di questi 60 minuti di gioco. E ora punizione per il Parma con la battuta di Nichele per Bail Rizza. Nichele, Bail dà un'occhiata all'area di rigore, mette giù Benedetti col petto, poi lavora bene sulla destra per Rizza, che controlla i rimbalzi, gli controlla anche Raggi, che poi va a vincere il duello sulla fascia destra offensiva del Parma. È il Bologna che ripartirà dalla rimessa laterale e dalle mani di Greta Raggi. Gradišek controlla il pallone, poi elabora nuovamente per Raggi, deviazione di Stefano e nuova rimessa laterale per il Bologna. Pressione alta del Parma per limitare l'uscita da questa zona difficile del Bologna, con Colombo che ora prova anche a lucrare un fallo, ma viene atterrata senza che arrivino in regolarità i suoi danni. Il Bologna che continua ad avere a disposizione un'altra rimessa laterale, non è facile con il Parma molto alto e molto aggressivo uscire da questa zona. Altra rimessa laterale, Raggi stavolta va all'indietro per Gradišek, prova a girare da sinistra a destra il Bologna. Lauria lancia a cercare Ripamonti, che prolunga di testa per Kuchtrin, che può sgasare la numero 18, fermata sul nascere dall'intervento difensivo di Masu, che poi prende posto nella sua difesa. C'è però fallo assegnato al direttore di gara, è rimasta a terra Kuchtrin. È arrivato il fischio del direttore di gara, forse più per fermare il gioco che per assegnare fallo, perché effettivamente sembrava pulito sul pallone l'intervento di Masu. E Cappelletti dalla porta che si lamenta, perché vorrebbe che il gioco riprendesse, visto che Kuchtrin è fuori dal campo, e anche Colantuono fa segno che è fuori dal terreno di gioco la numero 18 rossoblu, e quindi si può procedere con la rimessa laterale battuta al Bologna. La difesa di Colombo, alla fine arriva Gagò a disturbare questo tentativo del Bologna, si arrabbia Ripamonti perché la rimessa viene assegnata al Parma, che potrà andare alla rimessa con Peruzzo. Masu, Nichele cerca spazio lì vicino, Masu pensa al lancio, è una finta, porta palla, si apre sulla sinistra Peruzzo, servita alla numero 5, Gagò viene incontro, poi porta palla sulla destra, c'è il movimento di Bail, premiata sulla sinistra invece la corsa di Benedetti, che poi trova l'ultimo tocco di Ripamonti e il primo calcio d'angolo della ripresa. Baila la battuta di questo calcio d'angolo, un assist per lei in questa partita,
per la testa di Ambrosi per il gol che era del parziale 2-1 e che ha permesso a Ambrosi di trovare la settima marcatura di questo campionato. Bail, altra traiettoria insidiosa, Lauria con i pugni allontana, raccoglie però il Parma che mette dentro sul secondo palo il tentativo troppo profondo per Gagò e palla che finisce la sua corsa sul fondo. E allora Lauria pronta ad andare al rinvio corto sulla destra per Gradišek, nuovamente Lauria, rinvio col mancino interessante per Ripamonti che però non riesce e non va neanche ad abbozzare il tentativo di controllo, comunque cenno d'intesa col proprio portiere per questo suggerimento che era stato destinato. Tanto doppia sostituzione per il Bologna, esce dal campo Farina, e al suo posto entra Pinna e poi ad entrare anche Antolini. E quindi adesso un attimo da ridisegnare il Bologna sul terreno di gioco con l'uscita di Farina e Kuštrin che ha avuto la peggio in quel scontro precedente davanti alla panchina del Parma, nonostante l'intervento di Masu fosse sul pallone, forse poi ha avuto la peggio nel cadere o nel avere una distorsione. Dopo magari avremo, se avremo modo, chiederemo a Bragantini, che era sicuramente più vicino, quali sono le condizioni del numero 18 rosso-blu. Comunque sono entrate Antolini, che è andata a prendere il posto nella zona di mezzala. Intanto viene colpito il direttore di gara Frasiniak e per questo motivo deve essere scodellato da lui il pallone. Quindi Antolini che va a prendere il posto di Farina in mezzo al campo, anche se più alta la sua posizione, una sorta di 4-2-4 questo ora per il Bologna con Gelmetti e Colombo sugli esterni e Pinna e Antolini come riferimenti offensivi, una sorta di 4-2-3-1, 4-2-4, molto variabile la posizione di Antolini, con Barbaresi e Da Canali invece che proveranno a erigere una diga. Ma tanto il Bologna ha poco da difendere, visti due gol di svantaggio, e quindi in qualche modo cercherà di provare a mettere insidie alla difesa del Parma, che qui guadagna un buon calcio di punizione con Gagò quando abbiamo raggiunto il 22esimo di questo secondo tempo. Rizza si abbassa di Stefano, servizio per la numero 27, protagonista assoluta con una doppietta, Cappelletti, profondità di Masu a cercare sulla sinistra Peruzzo, il tocco di testa è buono, Ferin, due tocchi per andare da Gagò, duello in velocità con Gradišek, palla dentro, interessante, prolunga il tentativo qui Peruzzo, ma non riesce né a trovare un assist né a trovare un tiro pericoloso per battere Lauria, che comodamente fa suo il pallone con le mani. Poi Barbaresi qui che si arrabbia sulla sinistra perché voleva il pallone, quantomeno che velocizzasse il gioco Lauria, e chiaramente il Bologna ha poco tempo da perdere visto il doppio svantaggio. Antolini prova ma non riesce a indirizzare al meglio in avanti. Antolini che non ha ancora trovato la via del gol in questo campionato, nonostante nella stagione 2014-2015 con l'Emilia Romagna al torneo delle regioni Under 15 vinto dall'Emilia Romagna, lei riuscì a ricevere il riconoscimento di capocannoniere.
però questa stagione, per via anche dello scarso minutaggio, non ha ancora trovato la via del gol, nonostante poi sia anche una delle pedine che inserisce dalla panchina spesso Bragantini. Una delle prime mosse dalla panchina è quella di mettere Antolini. Cambio anche nel Parma, fuori Peruzzo e dentro al suo posto Williams. E la carica di Peruzzo prima di uscire al campo, fuori anche Bail e dentro al suo posto Silvioni. Quelli che potevano essere i due ballottaggi alla vigilia, una sorta di staffetta. E quindi va a effettuare anche due cambi il Parma, che però non sono le uniche due sostituzioni, perché esce dal terreno di gioco anche Di Stefano, l'autrice della doppietta che permette al Parma di essere sul risultato di 3-1, e al suo posto entra Di Luzio, anche lei protagonista nell'ultimo turno di campionato, quello che il Parma ha giocato in casa contro l'Arezzo. Un buon ingresso in campo e il rigore procurato, che poi è stato realizzato da Bail. E non solo il rigore procurato da Di Luzio, ma anche buona capacità di creare pericoli o comunque essere un punto di riferimento costante per le sue compagne là davanti, a tenere tanti palloni e gestirli bene, come ora ci prova Gelmetti. A battuta sul nascere e arriva il primo cartellino giallo di questa partita ai danni di Ambrosi, che quindi è la prima ammonita del match. Per questo fallo ai danni di Gelmetti, che è sempre molto brava quando riceve palla spalle alla porta, anche tanti metri distante dalla sua zona di competenza, a girarsi e a creare pericoli. E qui è servito un fallo per fermare la potenziale fuga di Martina Gelmetti, che nello scorso turno di campionato qui in casa, quindi due giornate fa, ha trovato il gol numero 50 e 51 con la doppietta contro il Tavagnacco. E il decimo di questo campionato. Gelmetti in area, Mancino sul fondo, e poi viene assegnato calcio d'angolo perché Cappelletti ha afferrato il pallone portandolo poi al di là della linea di fondo. Poi le proteste perché non è d'accordo con la scelta del direttore di gara. E comunque ha ragione lui, e per questo il Bologna ripartirà dal calcio d'angolo con la battuta di Da Canal. Sei saltatrici rosso-blu all'interno del rigore. Da Canal troppo teso, troppo raso terra, a vita facile il Parma con questo recupero e lancio lungo per Gagò. Lettura difensiva perfetta di Rossi, che rispedisce in quella zona con Da Canal che non interviene, anche dubbia forse la sua posizione perché aveva battuto il calcio d'angolo e stava rientrando in quella zona di campo. Alla fine qui il disimpegno con la deviazione di Pinna concede la rimessa laterale al Parma con la battuta di Rizza, corta per Gagò che in qualche modo prova a prolungare, raccoglie Antolini che gestisce nella zona di Colombo, che legge il rimbalzo, duello con Masu, alla meglio il Parma. Benedetti, profondità a cercare Di Luzio, sponda per Williams, che è la prima americana nella storia del Parma, che qui prova ad andare al duello. Abbiamo parlato di protagonista in assoluto, in positivo. Beh, Williams nella partita contro l'Arezzo forse è stata la protagonista in negativo per aver concesso quel fallo da rigore che ha permesso all'Arezzo di rifarsi sotto e trovare il gol del pari quando mancavano una decina di minuti abbondanti alla fine della partita. E poi l'altro rigore, quello realizzato da Vivian Bail, ha permesso al Parma di trovare tre punti importanti in
quota primi posti, anche perché l'ultimo turno aveva visto la sconfitta del Cesena in casa contro la Lazio, e quindi l'aggancio al terzo posto per il Parma. Barbaresi, lancio a sinistra, Raggi mette giù e poi prova a liberarsi di Rizza, non ci sono spazi ed è costretto a tornare indietro. Gradišek controlla, pressione di Ferin, lancio lungo di Gradišek, prova a prolungare Antolini, che poi il pallone se lo vede ritornare, gestisce con Da Canal, non si chiude l'1-2 per la chiusura di Nichele, e poi Gagò sponda, profondità ancora per Gagò, troppo lunga la palla per lei, e chiude tutto Gradišek mettendo il pallone in rimessa laterale che andrà a battere Williams. Rimessa per Williams, non ci sono troppi movimenti e per questo non abbozza neanche la battuta Williams, che ora va alla giocata profonda. Gagò insegue, prova a difendere qui Ripamonti, si mette alle spalle Gagò, prova anche a ripartire da terra, Gagò strappa via palla alla numero 15 rosso-blu e poi ricomincia da dietro Silvioni. Masu prova a tornare da Silvioni, palla che passa, trova Benedetti, ora Silvioni centralmente su Di Luzio, apre sulla sinistra dove c'è Gagò che tiene il pallone in gioco, chiama palla Benedetti al limite del rigore, va a cercare proprio lei Gagò, alle sue spalle stava arrivando anche Ferin, si ostacola le due e Parma che spreca una possibile occasione d'attacco e ora è costretta ad abbassare il proprio baricentro con Ambrosi che deve andare a lancio lungo sulla pressione di Gelmetti, mette giù Da Canal, Barbaresi, Colombo anticipata da Williams, poi cade a terra Da Canal. Parma che gioca con Williams sulla corsia di sinistra, fermata dei Ripamonti che lotta e porta a casa la rimessa laterale con le mani di Ripamonti. Gelmetti controlla con il petto, poi alle sue spalle sbuca Nichele che va a mettere il pallone in rimessa laterale in favore del Bologna. Arriva ora il pallone a disposizione di Ripamonti, battuta con le mani a cercare la testa di Antonini che è l'ultima da toccare, e quindi ora Williams con le mani gestirà questa battuta. Gagò non riesce a controllare bene, allora Bologna che lancia all'indietro per permettere la gestione da parte di Lauria. Gradišek verticale su Ripamonti che riesce a tenere il pallone in gioco nonostante quelle del Parma chiedesse la rimessa laterale, sponda di Antolini, Ripamonti al lancio lungo, Gelmetti prova a staccare alto, a vuoto sia lei che Ambrosi, poi ci pensa Rizza ad allontanare la sfera, la testa di Di Luzio, Gradišek mette giù, duello che prova a ostacolare qui Gradišek, atterrata alla fine da Benedetti, è pronto un cambio per il Bologna. Fuori Barbaresi e dentro al suo posto De Biase, esce sotto la nostra postazione, sotto la tribuna Barbaresi per velocizzare il gioco e permettere subito l'ingresso della compagna Benedetta De Biase che nel corso di questo campionato ha segnato 4 gol, 2 uno proprio nella sfida contro il Tavagnacco qui in casa 2 giornate fa. Intanto Gelmetti aveva controllato ma non in maniera precisa per poi trovare un tentativo successivo verso la porta di Cappelletti che comunque è stata brava nell'uscita a fare suo il pallone, a dare sicurezza al reparto. Ora rinvio a trovare la sponda di Ferin, Silvioni è andata in profondità di Luzio, prova a cercarla Silvioni con questo lancio lungo, buona chiusura da parte di Rossi che si appoggia a Lauria. De Biase col movimento, Lauria con il rinvio, Ripamonti buca al controllo, Williams a gestire in avanti su Gagò che si gira, sbuca alle sue spalle Da Canal
che si impegna e riesce anche a tenere il pallone in gioco. Tanto sacrificio, occhio qui a Lauria che deve allungarsi in scivolata, recupera palla al Parma, tocco sotto che diventa un cross di Luzio con la sponda, buca l'intervento De Biase. E allora ancora Parma, Silvioni, Di Luzio prende le vie centrali, poi tacco interessante per Silvioni, cross Di Luzio, tentativo poi qui col tocco sotto di Ferin che si alza sopra la traversa, ma Bologna in alcuni momenti della partita in enorme difficoltà sotto la pressione del Parma. Gradišek da Canal, libera di girarsi in mezzo al campo, lo fa la numero 5 che poi porta palla lasciandosi alle spalle la corsa di Benedetti che prova a chiudere, alla fine ci pensa Williams, buon ingresso in campo da parte di Williams, letture importanti per negare spazi al Bologna che prova ora a crearseli con Gelmetti, cross dentro per Pina, controllo, pallone che passa sulla sinistra dove c'è Raggi, tocco per De Biase che calcia e si deve allungare con gli artigli Cappelletti per mettere il pallone in calcio d'angolo su questo squillo di De Biase. Bologna che trova quindi il calcio d'angolo, il primo di questa ripresa. C'è però un fischio da parte del direttore di gara perché è rimasta a terra Masu, se non vedo male, nell'area piccola giallo-blu. E vediamo se Colantuono muove qualcosa dalla panchina. Crampi. Non c'è stato bisogno dell'intervento dei massaggiatori, quindi equilibrio in campo a livello numerico. Battuta dal calcio d'angolo a cercare Ripamonti, allontana Cappelletti. Poi buca qui l'intervento Silvioni, mantiene tutto vivo De Biase, cross dentro di Raggi, allontana ancora il Parma, prova a rimanere lì Bologna ma c'è Benedetti che con la testa trova Gagò, Di Luzio, tocca appena, ferma tutto Gradišek con la mano e arriva il cartellino giallo anche per Gradišek che diventa la prima ammonita del Bologna, la seconda di questa partita dopo Ambrosi. Masu alla battuta, le indicazioni alle sue spalle di Ambrosi per le compagne in attacco, il rinvio profondo a cercare Di Luzio, la testa da parte di Rossi, poi De Biase lascia lì il pallone raccolto da Williams, subentra Benedetti poi che prova il tiro, mura la difesa del Bologna, raccoglie il Parma, Silvioni sulla destra. Sulla sua verticale c'è Di Luzio, Silvioni dà un'occhiata all'indietro, più centrale su Nichele, Rizza, profondità, cercare qui la compagna che prova ad andare in avanti, si trattava di Silvioni, fermata e rimessa laterale per il Bologna. Con le mani Raggi, De Biase, due tocchi, indirizza in avanti, Pinna con la testa, non trova Gelmetti per la chiusura di Rizza, ma ancora Bologna con De Biase a mantenere il possesso, prova ora sulla pressione di Silvioni a girare il gioco, si appoggia su Rossi che viene trattenuta e arriva il fischio a supporto della numero 29 rosso-blu e Bologna che può alzare il suo baricentro. Raggi, Di Luzio strappa via e permette il recupero al Parma, tocco in profondità di Ferin, Gagò si gira e punta, da Canal prova a limitarla e in qualche modo ci riesce anche grazie all'aiuto di Gradišek che indirizza su Ripamonti, ma ancora Gagò che vuole conquistare questo possesso, lo fa guadagnando anche il fallo, grande lavoro di Gagò, tanto sacrificio oggi, ha avuto un'occasione importante nel primo tempo con il palo colpito, se l'era costruita dal limite dell'area, dal vertice
ha lasciato partire questo mancino insidioso che solo il palo poteva negargli la gioia del gol a Lauria Battuta. E poi forse nel secondo tempo un'altra occasione in cui ha pensato troppo a cosa fare. Per il resto tanto sacrificio e tanto lavoro sporco per la numero 9 gialloblu. Ora calcio d'angolo per il Parma con la battuta che sarà di Silvioni e Nichele a supporto, e per questo motivo arriva Antolini in zona per il possibile 2 contro 2 che si verrebbe a creare in caso di passaggio di Silvioni per Nichele. Silvioni invece ha intenzione di andare alla battuta dentro, molto profonda, a cercare Gagò, la testa di Gradišek e rimessa laterale per il Parma. Arriva Rizza per andare lei alla battuta con le mani, intanto studio sulle due panchine per possibili scelte in questi minuti finali di secondo tempo, con il Parma che è in vantaggio sul punteggio di 3-1. Un solo gol nella ripresa, quello realizzato da Di Stefano per la sua doppietta. Tocco qui di Rossi e altro calcio d'angolo per il Parma, il terzo di questa ripresa. Silvioni, sempre lei alla battuta, è sempre Nichele a supporto, è sempre 2 contro 2 lì per avere equilibrio in caso di giocata e tocco corto. Partono dal limite dell'area, quelle del Parma, a creare una sorta di trenino. Palla dentro di Silvioni sulla zona di Lauria, che non ha problemi a bloccare, a fare sul pallone e poi a far ripartire subito il Bologna per la corsa di Dacanal. Profondità su Gelmetti, ma vince il duello Williams, si impegna Gelmetti per ritornare sul pallone, ma Williams ha fatto una grande chiusura e anche l'assist ora per Gagò. Vie centrali per Silvioni. Di Luzio può andare all'uno contro uno con Raggi. Di Luzio, ingresso in area, ancora Di Luzio, se la porta sul mancino, calcia, deviazione e poi va ad anticipare qui Rossi l'uscita di Lauria. La testa di Antolini, Nichele atterrata nello scontro con Antolini, cadono a terra entrambe. La rimessa sarà del Bologna, prima però l'arbitro vuole sincerarsi delle condizioni di Nichele, che ora si rialza senza problemi. De Biase con la giocata, il movimento senza palla, liberarsi di Silvioni, poi Ambrosi legge tutto là davanti nel duello con Gelmetti. Di Luzio mette giù un buon pallone, poi prova a indirizzare su Gagò, è brava Alice Rossi nella chiusura. Ripamonti, Colombo, spalle alla porta, è un po' uscita dalla partita Valentina Colombo, anche forse per la posizione molto larga, prima era nella zona di tre quarti, più centrale, più nel vivo del gioco. Ha colpito un palo nel finale di primo tempo, prima del palo di Gagò, che poteva cambiare totalmente la partita con il gol che sarebbe stato del 2-2, ma il palo ha negato la gioia del gol a Valentina Colombo, che poi ci ha riprovato in due occasioni successive, sempre nel finale di primo tempo, da molto lontano, come a cercare di vendicare quel palo che aveva trovato e a provare a trovare la via del gol, ma tentativi troppo ambiziosi per la numero 9 rossoblu, che soprattutto nella seconda circostanza, quando ha provato il tiro alla distanza, forse poteva andare più vicina per rendersi pericolosa. Cambio nel Bologna con l'uscita di Raggi, molto stanca, esce zoppicando dal cambio, dal campo, ed esce anche Dacanal. Queste le ultime mosse dalla panchina di Bragantini, che inserisce Sciarrone. E Spallanzani. Rimessa per Rizza. Gagò prova a controllare, poi a sfondare, va a prendere il pallone di Antolini per non far perdere tempo e permetterà al Parma di rimettere subito in gioco il pallone.
non è entrata Spallanzani, bensì Fuganti, ex della partita, lei che nella finestra di mercato estiva dello scorso anno aveva sposato il progetto del Parma prima poi di passare al Bologna. Cambio nel Parma con l'uscita di Ferin. Buona prova per Ferin, sicuramente sufficiente. E al suo posto è entrata Perin, e quindi cercare di rinforzare la fase difensiva in questo finale. De Biase porta via palla, pinna involontariamente, sporca la traiettoria del passaggio che sarebbe destinato a Gelmetti, e Bologna che quindi spreca questa avanzata. Dialogo non troppo simpatico tra Gago e Rossi. Rossi che lamentava una trattenuta o comunque qualcosa di irregolare da parte della numero 9 crociata. Profondità, imprecisione da parte di Sciarrone che non riesce a toccare al meglio con il mancino. E nuova rimessa laterale per il Parma con Rizza che lascia lì per Perin. De Biase di testa, Antolini, mancino, profondità a cercare Gelmetti o Pinna, stacca la fine Ambrosi, poi Fuganti, ancora a cercare in avanti, ancora lancio lungo del Parma, lancio lungo del Bologna, mette ordine Rizza col tocco di testa morbido per Silvioni, poi atterrata De Biase, ma non ci sono gli estremi per concedere un calcio di punizione al Bologna. Arriva quindi la rimessa laterale per il Parma con Perin che va a prendersi il pallone per rimetterlo in gioco con le mani. Avrebbe ancora un cambio a disposizione il Parma, vediamo se Colantuono deciderà di effettuarlo in questo finale. E Parma che con risultato per il momento agevole potrebbe fare 3 su 3 nei derby. Intanto Di Luzio cade all'interno del rigore, non c'è nulla, ma ancora rimessa laterale per il Parma che rimane lì in quella zona e tiene lontano il Bologna alla porta, sicuramente cosa più importante per il Parma in questo momento, che potrebbe, come dicevo, fare 3 su 3 nei derby in questa stagione e andare vicino alla 7ª vittoria consecutiva, che non sarebbe record per il Parma perché le gialloblu ne hanno trovate 9 di vittorie consecutive dalla 6ª giornata alla 14ª. Intanto a terra Pinna, non arriva fallo su di lei, bensì quello successivo su Nichele, e calcio di punizione per il Parma da buona posizione, abbastanza vicina, centrale, e chiaramente possibilità di provare la battuta diretta verso la porta. E nelle ultime 7 il Parma con oggi ha trovato 16 gol e ne ha subiti solo 4. Vediamo se questi dati da qua alla fine della partita si modificheranno. Ora la punizione. 2 giocatrici in barriera per il Bologna, Gelmetti e Pinna. Di Luzio va lei col mancino, morbido sul primo palo, palla che scende all'ultimo dopo aver oltrepassato la traversa, vicino al gol qui Greta Di Luzio. Lauria al rinvio, Ripamonti di testa a prolungare, non arriva però Pinna, Williams rigetta in quella zona, Di Luzio rientra dal fuorigioco coi tempi giusti, Gago ci mette ancora un attimo prima di colpire verso la porta, e Bologna che ha vita facile e ora vuole ripartire immediatamente con Ripamonti, lancio lungo a cercare l'attacco, a cercare Pinna, c'è la chiusura di Nichele, poi Gelmetti sul pallone vagante a lottare con Williams che ha la meglio in questa circostanza. Di Luzio tocca quanto basta ma non in maniera da mantenere il possesso, c'è lotta aerea, nessuna delle squadre riesce a impossessarsi della sfera, poi abbattuta sul terreno di gioco Colombo senza fallo.
E arriva l'ultimo cambio della partita per il Parma. Fuori Nichele. E ingresso al suo posto di Nozzi, che va a occupare il ruolo di terzino destro, e quindi Perin che va a prendere posto al centro insieme a D'Ambrosi. Lauria col pallone vagante lo fa suo e lo rimette subito in gioco per Fuganti. Rossi si apre sulla sinistra, Sciarrone viene incontro Gelmetti, 5 minuti di recupero, questa è l'esibizione, la maglietta luminosa, e ancora 300 secondi da giocare, due reti separano Bologna e Parma. De Biase, profondità, cercare Gelmetti che deve difendere dall'attacco alle sue spalle di Nozzi, falloso. Nozzi che con affetto è andato ad abbracciare qui Gelmetti, chiaramente irregolarità commessa alla numero 14, e punizione per il Bologna per cercare di mettere un pallone all'interno dell'area di rigore. È un episodio che chiaramente può rimettere a contatto il Bologna in questo finale. 30 secondi andati via di questo recupero, palla troppo debole di Fuganti, il Parma toglie il pallone dal rigore, Bologna che prova a riproporre, si passa però prima da Fuganti che mette giù, rimane però spalle alla porta, ora trova De Biase che viene incontro, dà un'occhiata al lato destro, c'è Colombo in posizione centrale, controllo, sterzata e appoggio su De Biase che non ha varchi perché il Parma gli sta coprendo molto bene. Fuganti, Sciarrone riceve sulla sinistra, De Biase, palla scomoda per lei, la deve toccare all'indietro per Rossi che arriva prima di Gagò, ma la gestisce sui piedi di Gagò, uno contro uno di Gagò per chiuderla in area. Gagò piazzata addosso a Lauria, se l'è divorato Gagò, il gol che poteva mettere il punto a questa partita, chiudere il derby, ma non è riuscito a trovare la via del gol. E giornata no per l'attaccante del Parma, che sì, ha trovato un palo, ma nelle altre occasioni in cui è stata chiamata in causa non ha gestito al meglio, ci si aspetta chiaramente di più da lei, dalla miglior marcatrice interna delle gialloblu. Ora qui il Bologna che ancora una volta ha difficoltà a uscire, prova ora a strappare via De Biase, ci riesce senza fallo. Poi Pina trattenuta da Masu, non c'è fallo e quindi gestione per Colombo, profondità che non trova Antolini, chiude il Parma, raccoglie Fuganti, alle sue spalle c'è Gagò che però rientrava da posizione di fuorigioco, e punizione per il Bologna e altra possibilità di lanciare lungo verso l'attacco con Ripamonti che ormai si è traslocata nella linea d'attacco e ha abbandonato la difesa perché non c'è più nulla da difendere per il Bologna. Siamo a metà di questo recupero, lancio lungo di Sciarrone, chiude in qualche modo Perin, poi tiene vivo tutto Ripamonti e alla fine il Parma prova a uscirne con Rizza, palla che non riesce a essere destinata al meglio, lontano da parte di Ambrosi. Gelmetti sul pallone vagante va a guadagnare la rimessa laterale da posizione offensiva, ne restano 2 di minuti di recupero da giocare, Gelmetti vuole battere anche la rimessa laterale, cross dentro di Fuganti, pallone che si impenna dopo la deviazione, bottuta dentro, è facile presa da parte di Cappelletti che ritarda la presa con le mani per farsi pressare da Pinna e poi andare ad afferrare con i guantoni il pallone e far scorrere qualche secondo sul cronometro, 1 minuto e 30 alla fine. Fuganti riconquista palla, prova poi a liberarsi di Rizza, ancora il possesso di Fuganti, pallone che non sembrava essere uscito, sì secondo l'assistente, il pallone che ha oltrepassato tutta la linea, e quindi 1 minuto alla fine e Parma che con questa vittoria torna a contatto con il Cesena in terza posizione
raggiunge quota 58 punti la formazione di Salvatore Colantuono e rimane a due distanze di ritardo dalla Ternana seconda, che oggi ha vinto in casa del Brescia 3-2, e rimane al primo posto la Lazio, quota 65, ma importante vittoria del Parma in questo derby che permette di trovare la settima vittoria consecutiva, di rimanere lì agganciata e di continuare a provare a lottare fino in fondo, fino alla fine del campionato, per i vertici di questa classifica dopo la retrocessione dello scorso anno. De Biase si appoggia all'indietro, Fuganti a libertà in mezzo al campo, si gira ma ferma tutto il direttore di gara perché c'è il triplice fischio. Finisce qui, Parma batte Bologna 3-1 grazie alle reti di Di Stefano, Ambrosi e Di Stefano, che trova quindi la doppietta per il Bologna, aveva segnato Kuchtrin. È tutto dal campo sportivo Bonarelli di Granarolo d'Emilia, vince il Parma che sale quindi al terzo posto. Un saluto e un ringraziamento da parte di Davide Gerosa e noi ci sentiamo alla prossima.